A vederlo così si fa fatica a crederci, ma questo è quello che resta del Castelsandra, il grande hotel del clan de Nuvoletta costruito nel comune di Castellabate, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. 25 villette, discoteca, corpo centrale con splendida piscina, area parco. Era tutto perfetto per turisti facoltosi in cerca di riservatezza e per una cosca camorristica con esigenze di riciclaggio. Tutto però costruito su un'area ricompresa in un territorio a protezione integrale, dove potevano nascere solo boschi. Il 13 luglio del 92 arrivarono i sigilli. Per fatti di camorra contro la famiglia Nuvoletta, fu tolta la proprietà perché appartenente alla camorra fu confiscato, quindi se lo prese lo Stato poi ha provveduto a restituirlo al comune con la motivazione che era uso civico e doveva tornare uso civico, quindi di proprietà del comune. Questo conferma che questa costruzione, autorizzata o no, è del tutto e completamente abusiva. L'hotel venne costruito da una coppia di belgi in memoria della figlia. L'area era sul demanio comunale e destinata a usi civici, ma l'amministrazione di allora fece un'eccezione e concesse la licenza. Sull'albergo però mise gli occhi la camorra. Arrivarono le minacce e poi le bombe, tanto da costringere i proprietari a vendere l'immobile. Noi qua siamo stati bene, forse proprio perché c'erano loro e non abbiamo mai avuto dei problemi perché tutto si fermava a capaccio. Qui, proprio perché non è un'area storica, quindi di insediamento camorristico, chi veniva a fare affari come in Nuvoletta o anche altri, Fabrocino, si presenta sotto la faccia, come dire, benevola e benefica, cioè di chi porta lavoro. Era il volto accattivante, che io lo definivo come una pianta carnivora, no? Nel senso che è bella, cioè ti attira, che prima o poi però finirà col mangiare con la propria presenza la società civile, le istituzioni. Noi come associazione ambientalista fummo gli unici a denunciare apertamente quello che avveniva a Castelsandra nel silenzio e nell'omertà di tutti, no? Cittadini e amministratori. Quella è una situazione di fatiscenza completa, no? Allora io chiedo, ammesso che si debba recuperare, i soldi che richiederebbe sarebbero tali e tanti che renderebbe, come dire, non, come si dice oggi, di guardare al bilancio, non positivo il bilancio, sarebbe in perdita per recuperare quei manufatti fatiscenti, anche perché la camorra era bello all'esterno, ma poi diciamo, era fragile di costruzione, quindi andrebbe demolito e al suo posto, come aveva proposto il Parco Nazionale, fare un bel giardino del Mediterraneo.